queste riflessioni le vogliamo accrescere, alimentare con la partecipazione, la voce, il contributo di tantissime organizzazioni e di tantissime persone, direi, perché questo richiamo al cambiamento che deve partire da dentro di ciascuno di noi riguarda davvero tutti, anche quelli che oggi magari una casa dove ritrovarsi diciamo non ce l'hanno, insomma, no? E anche quelli che magari arrivando da tante parti lontano una casa magari la cercano qui. Allora io voglio, Sergio, possiamo farlo rapidamente, credo anche citare tutte le persone che sono, le organizzazioni che sono qui presenti, anche qualcuna che non è riuscita a venire. Innanzitutto vorrei dire che sono presenti l'ARCI, la CGL, la Lega Ambiente, già detto, l'Archivio di Giarno che interverrà tra poco, il CIPSI, Emos Italia, Afghana, le ACLI, il Movimento Europeo, l'Associazione per la Pace, l'Assopace Palestina, la Rete della Conoscenza, la CISL che non poteva essere presente, ha assicurato anch'essa l'adesione a questa marcia. Noi di queste adesioni diciamo vogliamo fare sostanza. Sappiamo che, come dire, prendere una decisione faticosa anche come quella di marciare per 25 chilometri richiede come dire, una volontà di marciare poi tutto l'anno, non è una cosa che possiamo fare un giorno solo, e allora abbiamo bisogno di tutto questo tessuto di organizzazioni, di gruppi, di associazioni, di enti che ci aiutino a camminare anche insieme. E allora io vorrei dare subito la parola a Andrea Ferrari. Potete restare, diciamo.